E tu da dove deduci che invece non le paga per essere così certo? Maledetto Dario, come pensi di sapere che invece non le paga, diamine a te? Stepney è stato arrestato, Stepney è un evasore fiscale, Stepney deve pagare una multa di 1 milione di euro, Stepney guadagna un sacco di soldi senza fare niente, Stepney... Un sacco di stupidate enormi vengono lanciate addosso a Stepney dal web in una maniera impressionante, perché già fin da ieri, quando è uscita la notizia, ho detto: questa è una stupidata enorme sicuramente, che non ha assolutamente senso di esistere. Ormai ci sono tantissimi articoli, qua ne posso contare 6, sicuramente aprendo questi ce ne saranno altri, ma veramente, la cosa che più mi chiedo è: ma come fa un giornalista a sapere queste cose qua? Cioè, Stepney ha milioni di fan che neanche lontanamente potrebbero sospettare cose del genere, arriva un giornalista e scrive delle cosine a caso e pam, sa tutto. No, sinceramente io non mi fido degli articoli, non mi fido degli articoli finché non vedo quello che scrive la persona, la diretta interessata. Stepney ha fatto con questo articolo, con questa foto su Instagram dove appunto spiega la situazione, che adesso andremo a leggere insieme. Finalmente, dopo tanti anni, sono diventato famoso grazie ad un clickbait su giornali e TV che come al solito utilizzano titoloni esclusivamente per fare views. Verissimo. Però sei diventato famoso già da prima. Solo che quando lo facciamo noi su YouTube non facciamo male a nessuno, tranne quegli sfigati che dicono clickbait. A differenza di cosa urlano i titoli dei giornali, io ho sempre pagato le tasse in buona fede, altrimenti sarei alle Cayman in Ferrari. Concordo. Che poi dovrei essere veramente stupido a non pagare le tasse, dal momento che tutto ciò che riceviamo ci arriva dal web ed è tracciato. A seguito di vari incontri con la Guardia di Finanza, in cui ho cercato di raccontare e spiegare il mio lavoro, a loro in parte sconosciuto, è emerso da una loro interpretazione che il modo in cui ho pagato le tasse fosse da rivedere. Se ci sarà da rimediare un pagamento, sarà fatto in modo molto sereno, con la speranza che il mestiere dello youtuber venga regolamentato presto, in modo da evitare complicazioni e situazioni spiacevoli per tutta la categoria. Ora ci sono io sui titoloni, ma ci sono tantissimi youtuber che stanno facendo questi incontri con la Guardia di Finanza per inquadrare meglio la situazione. Aggiungo per concludere uno spunto nato dalle parole di uno dei pochi articoli che ha riportato la notizia nel modo corretto senza approfittarsene. Parare 1 milione di euro nel titolo fa molto figo e crea molto scalpore, ma la situazione è ben diversa. Io ora torno a fare quello che mi piace e mi riesce bene: fare video. Bravo! Bravo! Stepney ha ragione, cioè c'è poco da dire, Stepney ha assolutamente ragione. Infatti io ho commentato sti giornali online clickbait, madonna. Qua ci sono tutti gli youtuber, ma proprio tutti, che gli commentano: forza Stepney! Speciale 1 milione evaso tra 2 giorni, mi hai fatto spaccare questo commento. Grande Stepney, ti seguo da quando non pagavi le tasse. Il prossimo è Surry, scherzo. Io torno a fare quello che mi riesce bene, evadere le tasse. Ma la cosa bella del web è che i commenti sono tutti divertenti e positivi. Tra l'altro Stepney ha fatto anche un video che adesso andremo a vedere insieme. Bene ragazzi, qua è Stepney e bentornati in questo nuovissimo video sul mio canale. Scusate se lo sto registrando con mezzi di fortuna all'aperto, sentirete un po' di rumore, ma ci tenevo a farvelo avere il prima possibile per portare chiarezza sulla situazione e per sciogliere un attimo il polverone mediatico che si è realizzato nei miei confronti quest'oggi. In tanti anni di YouTube io ho realizzato una marea di contenuti, un sacco di video che nel corso del tempo mi hanno fatto crescere a livello di fama, ma mai quanto quest'oggi. Oggi sono diventato famoso, ma con la F maiuscola, quando la mia faccia, questo bel faccino, e il mio nome sono finiti su titoli di articoli di giornale e della televisione con il clickbait più grande che la storia abbia mai visto. Giusto per acclappiare un po' di views, che poi in realtà i titoli clickbait nascono proprio da YouTube, con la piccola differenza che noi non facciamo male a nessuno. Diversamente da quello che dicono i giornali, che sicuramente avrete letto o vi avrà raccontato qualche vostro amico, io ovviamente, da onesto cittadino quale sono, le tasse le ho pagate in buona fede, altrimenti in questo momento sarei dall'altra parte del mondo col culo su una Ferrari a lanciare banconote in qua e là. Anche perché, pensandoci bene, sarebbe alquanto stupido non dichiarare i soldi di YouTube che sono sempre tracciati. Negli ultimi mesi mi è capitato spesso di scendere da Milano a Firenze per andare a parlare con il nucleo della Guardia di Finanza per cercare di spiegargli e raccontargli in cosa consistesse effettivamente il nostro lavoro, che per loro era un ambito completamente sconosciuto e che loro ignoravano fino a poco tempo fa. Ho fornito tutti i documenti che mi hanno richiesto, tutte le spiegazioni, sono sempre stato presente ad ogni incontro e una loro interpretazione dice che il metodo con cui io pago le tasse è semplicemente da rivedere, quindi non sarebbe quello corretto.
che in realtà non vuol dire che non ho pagato le tasse, le ho pagate in un metodo che loro non ritengono opportuno. Se poi un giorno ci sarà da pagare una multa, ovviamente lo faremo senza alcun problema, perché sono il primo che vuole regolarizzarsi, con la speranza che nel corso del tempo la categoria YouTuber venga regolamentata correttamente per far sì che altre persone che fanno il mio stesso mestiere non si ritrovino in queste situazioni, in circostanze abbastanza scomode, con false notizie che magari girano sul web. Per concludere, ci tenevo anche a menzionare uno dei pochi articoli che ha trattato nel modo corretto questa situazione molto delicata, senza approfittarsene. Mi sono salvato qua lo screenshot dicendo: sparare 1 milione di euro nel titolo fa molto figo e crea molto scalpore fra la gente, ma la situazione è ben diversa. Io ragazzi vi saluto, spero che abbiate capito un minimo la situazione, qua sotto nei commenti ci sarà il delirio. Io adesso torno a fare quello che mi riesce meglio, ovvero i video. Ci vediamo presto, questo è sempre tutto. Ma praticamente è una traduzione di quello che c'è scritto su Instagram. La cosa più bella è proprio vedere la discrepanza dei commenti che c'è tra il web e tra gli adulti, diciamo, perché se voi andate a leggere sotto sti articoli, diciamocelo, gli articoli li leggono i cinquantenni, i quarantenni, quelli con la testa un po' non dove dovrebbe essere, tanto che di solito chi legge ste robe deve sempre commentare col suo inutile parere sbagliato e stupido. Infatti, beh, sarà pure youtuber ma le tasse le deve pagare lo stesso, ma va? Cioè, uno gli risponde anche: oh, non credo che non pagasse le tasse. E questo qua deve rispondergli: e tu chi sei per caso, il commercialista? Da dove deduci che le paga le tasse così correttamente per esserne certo? E tu da dove deduci che invece non le paga per essere così certo? Maledetto Dario, come pensi di sapere che invece non le paga, diamine a te? Solo perché è uscito un articolo clickbait, cioè ma dai. Secondo me la colpa è solo di chi lo visualizza sul web. Come si fa a perdere le ore appresso la vita di altri? Questo è uno che tipo guarda i concerti di Celentano e cose di questo genere qua dalla mattina alla sera. Però se si tratta di YouTube è una perdita di tempo. Tanti anni fa lo YouTuber neanche esisteva, ora esiste grazie ai tanti fanfaroni della rete, ma se tanto che invece de progredì la gente è regredita. Lui sicuramente, uno che perde il tempo a criticare gli altri sul web, sicuramente è uno progredito al 100%, guardate. La cosa divertente è che se voi andate veramente però su YouTube, dove non circolano i cinquantenni, ma quelli più giovani, le risposte sono divertenti. Tipo: bella a tutti ragazzi, questa è FBI, open up. Cioè veramente ce ne sono di commenti stra divertenti. Comunque, cioè, la situazione viene presa molto con divertimento e tranquillità su YouTube, a differenza di come viene presa dai cinquantenni. Scusi, ma lei le paga le tasse? Sono Stepney, veda un po' lei. Un altro cinquantenne incazzato perché Stepney guadagna più di lui. Uno degli ormai tanti simboli della regressione sociale e culturale dei tempi d'oggi. Seguire un omucolo per giunta infantile a tal punto da farlo diventare ricco non lascia alcuna parola. Sicuramente invece il tuo commento sotto un articolo è importantissimo, necessario e richiesto per la progressione per il futuro dell'Italia. Bravo, bravo, fidati, vai avanti così. Vai avanti così, piccolo cinquantenne che crescerai nella vita. Oh, ma a quanto pare c'è un cinquantenne intelligente. Apriti un canale YouTube e fai vedere quello che sai fare. Nessuno ti impedisce di arricchirti così. Dopotutto YouTube è ad accesso gratuito. Sono tutti bravi a criticare chi guadagna molti soldi facendo una cosa apparentemente alla portata di tutti. Ma come mai non siete lì a fare meglio di loro? Colpa della mafia? I rettiliani? I poteri forti? I massoni? O magari non avete alcun talento e non potreste mai far funzionare un canale di intrattenimento? Basta, finisce qua il video. Con questo cinquantenne intelligente ho ancora fiducia nell'umanità. Vai avanti, Stepney, sei un figo della Madonna.